Benvenuti o ben ritrovati a tutti amici del web, questa è la seconda puntata della settimana delle curiosità e oggi parleremo di Chimimaro, un personaggio che effettivamente è comparso poco ma si è guadagnato una fanbase davvero grossa, ma bando alle ciance e iniziamo! Numero 1. Partiamo dal significato del nome, sempre molto importante nel mondo di Naruto. Chimimaro si può dividere in due parti, Kimi, un antico titolo nobiliare giapponese, e Maro, uno slang giapponese utilizzato per indicare una persona con le sopracciglia sottilissime o addirittura assenti, tipica usanza nobiliare appunto. Che questo voglia farci intendere una certa nobiltà di Chimimaro? Beh, potrebbe essere. Numero 2. Chimimaro era destinato a diventare l'involucro di Orochimaru, ma purtroppo il giovane si ammalò e il ninja leggendario fu così costretto a cambiare obiettivo. Ma quale malattia colpì Chimimaro? Questo dettaglio è molto misterioso perché né nel manga né nell'anime viene precisato, un po' come per Itachi Uchiha, si parla solo di una grave incurabile malattia, tuttavia molti sono convinti che si tratti di tubercolosi, soprattutto per via del fatto che spesso Chimimaro si vede tossire e sputare sangue, tipico di coloro che soffrono di tubercolosi. Numero 3. Nell'anime sono presenti molti flashback riguardanti il passato di Chimimaro per dare più spessore al suo personaggio e per fornirci un suo chiaro background, tuttavia questi sono esclusivi dell'anime e assenti nel manga originale, soprattutto l'incontro tra Chimimaro e Akue Zabuza, che per assurdo è una delle scene più belle, considerate le nature di questi tre personaggi. Numero 4. Nonostante appartenga al clan Kaguya, un clan famoso per la lotta e la violenza che si dice discenda molto lontanamente da Kaguya Otsutsuki, Chimimaro si è sempre dimostrato un ragazzo mite, tranquillo e contrario all'uso della forza. Ed è molto insolito il fatto che l'abilità innata di quel clan si sia risvegliata proprio in un tipo come lui. Numero 5. A dispetto della breve apparizione all'interno della storia, Chimimaro si è rivelato essere un ninja estremamente forte, superiore di fatto persino alla strana coppia Gaara-Rock Lee, grazie ovviamente all'effetto del segno maledetto di Orochimaru sulla sua abilità innata della manipolazione ossea. Queste sono le sue statistiche ufficiali riportate nel databook di Naruto. Numero 6. Il personaggio di Chimimaro, come molti all'interno di Naruto, ha un preciso significato simbolico, rappresenta il sacrificio, ma non il sacrificio come atto di bene, come atto altruistico, ma come sintomo più deviato della fedeltà e della lealtà. Chimimaro è talmente leale nei confronti di Orochimaru da arrivare persino a morire per lui, che lo ha sempre solo utilizzato per i suoi scopi. C'è poco da dire ragazzi, quando vuole il nostro Kishimoto sa creare dei personaggi davvero fantastici. Bene signori, anche il video di oggi è finito, io spero lo abbiate trovato interessante, scrivetemi qui sotto nei commenti che ne pensate voi o se volete aggiungere altre curiosità, poi statemi bene e noi ci vediamo domani con un video su uno dei miei personaggi preferiti di Naruto, che forse ha avuto meno spazio persino di Chimimaro. A presto!